Ignazio D'Agosto, io ho rivissuto l'incubo in prefinale di Lonato, dove tutto perfetto, questa volta non proprio tutto perfetto perché comunque ti sei dovuto fare un mazzo, come si dice, però in prefinale, caspita, sembrava non andarsi, ti vedevamo andare indietro piuttosto che avanti. E cos'è successo e poi come hai reagito tu mentalmente? Cosa succede nel casco di un pilota in quei momenti? Anche secondo me mi è sembrato come se la gara fosse uguale a quella di Lonato, perché domino le manche, vado forte in qualifica e poi arrivati, diciamo, al momento decisivo in prefinale finale, dove bisogna lì che bisogna andare forte, che succede? Che ho problemi con il telaio, la pista non va come voglio io e tutto quanto. Ho cercato di fare il possibile in prefinale perché comunque non era una condizione che si usa, diciamo, in cui si guida spesso, perché era umido in alcune parti e asciutto in altre, e quindi diciamo non mi sono trovato al meglio i primi giri. Poi ovviamente quando acquisti sempre più feeling con la pista mi sono trovato sempre meglio. Verso la fine ho ripreso, diciamo, il mio andazzo normale, cioè quello di andare più veloce rispetto agli altri, quindi ho finito quarto. Ero fiducioso per la finale perché avevo capito che comunque non c'erano i problemi che c'erano a Lonato in prefinale, quindi dovevo attaccare subito dal primo giro in finale. È quello che ho fatto, perché poi in finale subito dalle prime battute sono sfilato quinto, ho passato al primo giro al quarto, poi terzo, secondo, fino al primo. Da lì ho spinto al massimo dal primo all'ultimo giro quando sono stato in testa e poi è andata bene. Ora spero di continuare così a Genk. Ho acquistato tanti punti sul secondo. Ottimo, perché Møller-Madsen è finito indietro. Non è arrivato e questo è un gran vantaggio. Potrò amministrare tranquillo a Genk e anche all'ultima prova a Sarno, che è uno dei miei circuiti preferiti.